amici di Radiofonica, siamo sempre qui al Festival della Rete e adesso siamo con Vincenzo Maisto, conosciuto su internet come il signor Distruggere. Buonasera, buongiorno, basta l'orario in cui guardate il video. Parto lanciata con le domande. Poco fa hai partecipato a una conferenza che parlava di fake news e di come costruire una community per difendersi appunto dalle fake news. E tu cosa pensi della notizia falsa in sé? È un problema comunicativo? Occorre trovare un modo di difendersi? Allora, dipende dal tipo di notizia falsa, perché se è una notizia di stampo politico durante il periodo delle elezioni, ovviamente quella notizia, se viralizzata e diffusa, può creare un danno alla collettività. Perché indicare un rappresentante politico come un pedofilo, come è accaduto a Hillary Clinton durante le elezioni americane, ovviamente l'ha danneggiata agli occhi di persone magari che non hanno tutti gli strumenti necessari per riconoscere le fake news dalle notizie vere. Quindi quello è ovviamente un fenomeno che va sicuramente combattuto. Se invece viene pubblicata una non notizia, e cioè una persona tale Mario Rossi dice che ha mangiato 10 tonnellate di Nutella, però in realtà non è così, non è una fake news. Sì, hai condiviso una notizia falsa, magari inconsapevolmente, perché non puoi sapere se una persona che pubblica un contenuto sui social, se quel contenuto poi rappresenta la realtà. Quindi un conto è condividere una notizia falsa, un altro è condividere una notizia di cui non hai la certezza dell'informazione, ma che non può recare un danno alla collettività come una fake news in campo politico. Ma se venissero condivise una grandissima quantità di signori Mario che mangiano tonnellate di Nutella, lì si potrebbe creare un problema con il fatto che la gente magari pensa in questo paese che bisogna mangiare tonnellate, siamo tutti obesi, cosa è successo? Ma non credo, perché c'è stato un caso in Texas di qualche mese fa, dove in pratica una ragazza, visto che in America i gelati vengono venduti senza la pellicola protettiva, una ragazza aveva aperto un frigo, aveva tolto il coperchio e aveva leccato il gelato, aveva chiuso il coperchio e l'aveva messo nel frigo. Ha fatto questo video che ha messo su Instagram, il video è diventato virale e in automatico, a parte la ragazza che ora rischia pene assurde, che in Texas c'è una giustizia un po' più aspra di quella a cui siamo abituati, ma si è creata anche una sorta di pandemia dell'informazione errata, secondo cui in tutti i supermercati del Texas ci fossero persone che si mettevano a leccare gelati. Quindi ora, per il parallelismo con la storia della Nutella, che chiameremo crema alle nocciole per evitare querele dalla Ferrero, potrebbe creare un danno se in effetti ci fosse una capillare convergenza di opinioni su una notizia stupida che però non incide sulla collettività. Però sono casi limite, cioè non, oltre a questo fatto del gelato del Texas non mi vengono in mente altri casi in cui una notizia divertente ha creato particolare scompiglio. Cambiando il discorso, tu sei stato spesso criticato per i contenuti della tua pagina. Di solito come gestisci queste ondate di haters? Con le querele, così si fa prima, perché se tu scrivi sui social qualcosa, tipo che hai mangiato la tua placenta, io prendo questa tua testimonianza e ne parlo censurando il tuo nome per evitare che sia tu quella vittima di cyberbullismo, perché ovviamente tu non puoi parlare a nome di un milione di persone, tra quel milione di persone ci sarà qualche cretino che verrebbe a insultarti, quindi tu sei tutelato dall'anonimato. Io parlo di un argomento che ho letto sui social, se però te realmente pensi quello che hai scritto o se davvero hai fatto quello che hai scritto, io non lo posso sapere. Quindi se qualcuno dice secondo me questa storia è falsa, non ho nulla da obiettare. Se qualcun altro dice questa storia è falsa perché l'ha scritta il signor Distruggere a tavolino per farsi soldi, questa cosa che tu dici, quindi immagino ne avrai le prove, lo dovrai dimostrare anche dal giudice. Cioè dovrei convincere il giudice che ciò che dice è la realtà. Se poi il giudice se ne convince, avrei le mie più sentite scuse. Se il giudice se non se ne convince, come è già capitato, mi dovrei pagare i risarcimenti danni. Quindi conviene querelare.
perché perdere un'eventuale entrata monetaria su qualcosa su cui sei sicuro di vincere? Certo, certo, non l'accordo. Continuando a parlare di haters, è capitato anche che alcuni tuoi fan, il tuo fanbase, il fanbase di cui parlavi anche nell'ultima conferenza, andassero ad attaccare o comunque a rispondere a determinati personaggi che ti avevano già criticato. Tu cosa pensi al riguardo? Vabbè, perché c'è una sorta di senso di comunione, nel senso che quando segui un personaggio pubblico o comunque un personaggio del web, sai che quel personaggio che tu segui con costanza è lontano dalle cose che spesso vengono dette con cattiveria nei tuoi riguardi, quindi ti senti anche un po' di volerlo tutelare quando vengono scritte e dette delle cose false. Quindi quando una persona che non è che critica scrive delle diffamazioni contro una persona che tu segui tutti i giorni, dici: ma perché dici delle fesserie quando io poi questa signora, questo signore lo seguo tutti i giorni e le cose che tu dici non sono la realtà? Perché le persone che poi vanno a leggere le cose che tu scrivi, queste cattiverie, e non conoscono il soggetto, danno queste cattiverie per buone. Quindi tu comunque crei un danno d'immagine a quella persona che vai ad attaccare, quindi i followers o comunque le persone che sono abituate a seguirti, sapendo che tu non sei il mostro che ti dipingono i mentecatti, vanno lì a dire la loro sul tema. Però non ho mai assistito a delle guerre tipo minacce di morte, insulti, mai. Cioè, ci sono semplicemente delle persone che vanno lì e ti rispondono a tono, quindi molto easy. Cioè, è capitato anche a me anni fa di prendere le difese di un personaggio pubblico. Cioè, io ad esempio, non so se ricordi, quando il figlio di Simona Ventura fu accoltellato, credo un anno fa, un anno e mezzo fa, fuori a una discoteca, si era creato una sorta di fenomeno dell'odio, di hating dei danni di Simona Ventura, perché i giornali parlavano di questa aggressione, di come lei, madre, avesse reagito, quando poi ci sono tante situazioni simili, analoghe in Italia tutti i giorni e nessuno ne parla. Allora, perché parlate di Simona Ventura? E questa cosa era diventata, perché era un personaggio pubblico, questa cosa è stata trasformata in un odio nei riguardi della Ventura. Io, pur non avendo alcun tipo di rapporto con Simona Ventura né tantomeno con suo figlio, scrivi un post a difesa, e quando tu scrivi un post a difesa di un altro personaggio pubblico, ti prendi non solo i tuoi haters, anche gli haters di quel personaggio pubblico, così come quando scrivi mezza parola in difesa di Chiara Ferragni, poi ti devi vedere tutti gli haters della Ferragni che, non potendo sfogare su di lei, vengono a sfogare su chi prende le difese di questa cosa. Sì, un'ultima domanda anche riguardo al futuro lavorativo, possibile futuro lavorativo. Prima hai parlato di non aver pensato di conseguire il tesserino da giornalista anche per poter continuare a fare il lavoro che fai adesso. Hai altri piani futuri oltre al blog o pensi di rimanere là? Allora, come ho detto prima, quando diventi giornalista puoi fare solo il giornalista. E il giornalista rispettando le fonti, quindi se io fossi giornalista, uno, non potrei pubblicare gli screen anonimi perché non sarebbero screen verificabili, sempre per lo stesso discorso che tu sui social puoi scrivere quello che vuoi, io non posso sapere se quella cosa l'hai fatta davvero oppure no, a meno che non ti venga a intervistare, a registrare, a mettere su un detective, cioè, non avrebbe senso, quindi no. Secondo, quando diventi giornalista puoi lavorare solo come giornalista, quindi se io faccio delle collaborazioni con Mediaset, con Netflix, con Warner Bros, con dei prodotti che pubblicizzo su Instagram, non lo potrei più fare, perché il giornalista deve fare solo il giornalista. In merito al mio futuro, io ho aperto il blog nel 2011 e ovviamente era un hobby, non era un lavoro, perché in Italia sono pochi i blogger che possono vivere facendo solo il blogger. Cioè, quando a me capita di incontrare persone che non conosco e mi chiedono che fai nella vita e dico il blogger, mi vorrebbero quasi dare tipo l'euro per prendere il caffè, perché giustamente si ha una concezione del fatto che non è vero, per la maggior parte dei casi, un lavoro che ti possa dare una sorta di sostentamento. Nel mio caso invece non è così, a dispetto di quello che si possa pensare, senza le mamme pancine non sapresti che dire. Io ieri ho scritto un post a sostegno del seggiolino antiabbandono sulle automobili,
quel post ha avuto del numero di interazioni superiore a qualsivoglia screen di mamme pancine. Ciò significa che chi mi segue a prescindere da questi contenuti trash, ma perché è interessato dal mio punto di vista su una totalità di argomenti. E grazie a ciò io posso continuare ad alimentare il mio blog all'infinito, poi se tra X anni non dovessi più riscuotere questo interesse tornerei a fare il lavoro che facevo prima, perché comunque prima lavoravo, cioè facevo un altro lavoro e non avrei problemi a tornare, quindi il mio futuro lo vedo così, non ho dei piani o progetti a lungo termine se non quello di nel 2020 di riempire il blog con delle nuove rubriche. Anche a carattere generale, ma mi piace molto il cinema, quindi credo che mi muoverò in questo ambito, ma sempre nei limiti del mio blog. Certo, io ti ringrazio molto per questa intervista e vi saluto.